Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Siamo di nuovo in compagnia di Mario Cordova e ovviamente ci fa un grande piacere. Come stai? Molto bene, grazie. Qui a Siracusa, a casa praticamente, siciliano. È un posto meraviglioso, ragazzi, venite a visitarla perché è veramente bella, bella. Siracusa è merita. Sì. Siamo proprio qui a Siracusa, l'isola di Siracusa Ortigia, per il premio Tonino Accolla 7ª edizione, che per questa edizione si chiama Voice Over, Festival del Cinema e del Doppiaggio. Allora Mario, ti abbiamo visto sul palco e hai parlato di tante cose e hai parlato soprattutto della tua sicilianità, per l'appunto, e delle difficoltà, no, che hai avuto un po' all'inizio per togliere questa cosa. Ci racconti? Beh, sono stati 2 anni d'inferno, perché come dicevo, sai, il dialetto è una cosa, è come la tua pelle, è come il colore dei tuoi capelli, insomma, non è che lo togli così facilmente. E quindi no, mi dicevano, no, allora di sole, e io dicevo sole, perché in siciliano si dice sole, che non si dice sole, sole. E io non ci riuscivo, dicevo sole, no, tu apri all'ultimo, devi dire sole, guarda la bocca, sole, no, senti di sole. Sule, vedi, allora sei va, scusa, adesso da sule apri appena appena, piano piano, fai sole, sule, sole, guarda, non muovo quasi le labbra, sule, sole, io facevo sule, sole, vabbè, lascia bene. Si sono arresi alla fine. Si sono arresi, e poi non ti dico, i miei amici mi massacravano, non mi facevano raccontare nulla, perché ovviamente tu, per toglierti questa cosa, non ti basta fare la lezione settimanale di dizione o fare esercizi a casa, devi continuare a parlare anche nella tua vita normale, perché deve diventare automatico, come è automatico il tuo modo di dire solo invece che sola. E quindi quando parlavo con gli amici, con la gente, mi correggevo in continuazione, gente con la gente, già, dicevo, senti, guarda, hai rotto le scatole, 10 minuti solamente per dire l'antefatto, e quando me lo racconti un'altra volta. Senti, ma quindi c'è speranza per tutti, magari per altri doppiatori che hanno, non so, uno il milanese stretto, l'altro il romano strascicato? No, sì, non c'è alternativa, perché non si può fare, perché noi diamo voce a corpi cinesi, coreani, giapponesi, iraniani, nord europei, insomma non possiamo avere, come dire, abbiamo fatto ieri l'esempio di... Sì. Di immaginatevi in Ghost, giusto perché ha fatto Ghost, di lui che parla in romano, che si avvicina alla fatidica scena in cui è bellissima, in cui lei sta lavorando la creta di notte, lui si avvicina e magari parla in romano e dice amo, che stai a fare? E lei non gnocca, non lascia dormire. Ci ricordano qualcuno? Se è vero. E lui, amo, assicuro? Che te do una mano? Dai, mi siedo qui dietro di te. Cioè, capisci, è impensabile. Quindi questa è una cosa, purtroppo, che poi procura, anche se vuoi, una serie di problemi, se tu vuoi fare non solo il doppiatore, ma fai anche la fiction, no? Perché poi ti abiti, perché anche quella diventa un modo diventa poi il tuo modo di parlare, no? Invece nelle fiction vogliono più dialetti, più sporchi, più buttati via, e quindi questa cosa dall'altra parte ci procura un pochino di problemi. Mi è successo di fare una l'altra sera, penso che non l'ho raccontato, uno sceneggiato in cui mi hanno detto, dopo aver fatto la prima prova, in cui facevo un colonnello delle finanze elegantissimo, mi hanno detto, mi raccomando, hai presente Charlie's Angels? Io sì, certo. Beh, elegante, fantastico, questo colonnello della finanza, mi hanno messo sto vestito bellissimo, cioè, faccio la prima prova e mi dicono, senti, scusa, mi prendono di spalle, senti, ma non potresti scivolare vuol dire fare prendere una fotta, come diciamo noi, cioè incespicarti mentre parli. Dico, mi stai come ho giro. Studiato tanto. Ma come? Dice, no, perché sei così pulito. Ho capito, ma guarda come hai vestito, hai un colonnello, Charlie, sì, ho capito, Charlie mi ha parlato che doveva essere uno che deve avere una leadership. No, dice, la leadership c'è tutta, però sei talmente pulito, io con gli altri come faccio? Che con gli altri parlavamo tutti. E quindi è un problema. Adesso ho fatto un provino per una cosa e mi hanno detto, guarda, sei fantastico, però la tua voce ci ricorda talmente il cinema americano, che è una cosa che può essere distraente. E quindi, cioè, ciò che ho dovuto faticare per riuscire ad ottenere lì è stata veramente, insomma, ogni tanto mi procura dei problemi. Potrei raccontarti aneddoti, immagino, su queste cose pazzesche, insomma. Io avrei semplicemente risposto, ma non vi sta bene niente. Ma sì. Anzi, niente alla romana. Ma io non
credo per esempio che negli altri stati ci siano questi problemi, no? di fare, non lo so, francamente, cioè, ci sono gli accenti anche negli Stati Uniti, per carità, però insomma, cioè, siamo attori, voglio dire, non si capisce niente. Io non so voi, ma io adesso forse sono esagerato, ma sai quante volte quando vedo gli sceneggiati nostri, con tutto il rispetto che abbiamo anche degli attori fantastici, che dico, ma che ha detto? Aspetta, torni indietro. Ah, ha detto questo, cioè risentirlo più volte, perché sembra che se tu parli così sei fuori dalla realtà. Non lo so, forse hanno ragione loro, non ho idea. No, ma capita anche a me che non riesco a capire certe volte, che non è, diciamo, bello. Guarda, senti, c'è un aneddoto, ma è troppo lungo, è bello farlo sceneggiato, non è il caso, ma su questa cosa qua, sul fatto di parlare poco, parlare pianissimo, parlano pianissimo. Sì, è vero, molti sussurrano. A distanza, era una scena a distanza di 20 metri, una scena delicata, e io... facciamo questa prova, vado per andare verso questa ragazza, qui dovevo dire che era un medico, aveva operato il figlio, e gli dovevo dire, guardi, adesso abbiamo fatto il possibile, adesso siamo nelle mani di Dio, dottore, posso vederlo? Mi chiedeva lei, dico, guardi, adesso è un momento delicato, aspettiamo, insomma, una cosa, mi ha fatto fare questa scena a 20 metri di distanza, e io dicevo, scusa, non meno voce, ma sta a 20 metri, non importa, non ti preoccupare. Allora volevo dire, no, meno voce, dico, meno di questa, dico, ma come sente? Per cui abbiamo inciso, insomma, beh, sarebbe bello farlo col movimento, eccetera, abbiamo inciso così, con noi a 20, giuro, 20 metri di distanza, con... mi ha fatto possibile, se non è di Dio, e lei? Ha detto, ha finito la battuta. Bellissima. Dopodiché sono andato dal fonico e gli ho detto, scusa, ma stava gridando, ma che stavi a gridare, Mario, porca Eva, io non so più come incide, non mi fanno manco dire un minimo di fiato. Ma perché? Perché fanno così? Ma che ne so, ma non lo so, dovrei dire delle cose che non voglio dire. Vabbè, sorvoliamo. Senti, poi ti faccio la domanda proprio centrale di tutta questa intervista, però... visto che abbiamo parlato delle cose che hai detto sul palco, hai parlato della tua sicilianità, ma hai parlato anche di due grandi angeli siciliani, no? Li possiamo definire così, ci dici come mai Borsellino e Falcone? Sì, Giovanni e Paolo, insomma, sono questi due grandi personaggi che veramente hanno dato lustro all'Italia tutta, ma soprattutto ai siciliani, insomma, no? Hanno veramente dimostrato a tutto il mondo, e la loro scorta, che sia chiaro, veramente, perché insomma, spesso ce ne dimentichiamo, ma quelle persone che sono morte accanto a loro, che cosa vuol dire essere uomini di valore, no? Hanno sacrificato, e io credo anche spaventati, ho visto delle interviste a Gratteri, no? Ma lei ha paura? Ma dice, sì, beh, un po' paura, sì, perché insomma io rischio la mia vita, non è? Però vado avanti, perché non potrei fare a meno di fare questo. E allora quando una persona è disposta veramente a sacrificare la propria vita in nome dei propri valori, ma cosa c'è di più bello nella vita, no? In questo 2022 pieno di casini, di gente interessata, di cose meno belle, no? Uno che invece è pronto a morire per un ideale, per gli altri, cioè. E quindi come non ricordare questi due persone a 30 anni, queste due meravigliose persone a 30 anni dalla loro morte, e ripeto, con le loro scorte e i familiari che insomma di tutte queste persone. Hai fatto benissimo. Senti, invece Mario, allora, come nasce Mario Cordova? Naturalmente non come nasce fisicamente, perché credo tu sia nato come tutti quanti. Nasce quando avevo 15 anni, quindi è così. Io vivevo a Genova allora, e mi chiama un'amica di mio fratello e mi dice, guarda, siccome io ero uno che raccontava le barzellette, faceva vedere tutto, che dovevi fare l'attore, vorrei fare l'attore. Allora dice, guarda, ho scoperto che c'è una, che però ormai è passato 40 giorni, dice, ho scoperto che c'è una scuola che fa il teatro stabile, una scuola importante che tra l'altro è veramente una delle due scuole forse più importanti d'Italia. E quindi sono andato, mi sono presentato, ma con 30 giorni di ritardo, quindi c'erano già tutti i ragazzi che erano stati scelti, e non so nemmeno perché mi hanno concesso di fare questa cosa. E ovviamente... Ti hanno preso, no, mi hanno trattato malissimo, se vuoi te la racconto in pochi secondi. Sono andato e mi ha detto, che cosa porta? Questa si era messa in fondo alla platea. Io non la vedevo perché c'erano le luci dei riflettori, e vedevo solamente questi 40 ragazzetti che erano stati scelti, che ridevano, ridacchiavano alle mie spalle. E allora mi dice, che cosa ha portato? Dico, ma veramente? Io non sapevo che bisognava portare. Allora, scusi, che provino è venuto a fare? Ma non lo sapevo. E in quel momento avevo accanto in mano un libro che era Il muro di Sartre, perché nel 1900.
era il 1970, vabbè, una vita fa, e quindi esistenzialismo, Sartre, insomma, era questa. Dice, vabbè, apre il libro e legga, e comincia a leggere questo libro, più forte, perché anche perché in teatro bisognava portare la voce, eccetera, e leggo a un certo punto una frase che mi ricordo, e spingerò il muro con tutte le mie forze, ma il muro resterà fermo come negli incubi. Allora leggo, spero il muro con tutte le mie forze e il muro resterà fermo come negli incubi. Stop! Ripeta questa frase come se stesse spingendo il muro. Come, scusi? Che sordo? No, ripeta questa frase come se stesse... E spingerò il muro di più, e spingerò di più, e spingerò il muro con tutte le mie... Che schifo! E tutti questi che ridacchiavano perché la conoscevano, che era una tostissima, era stata una straordinaria insegnante, ma insomma. E allora mi dicono, va bene, guardi, facciamo, vediamo come se la cavo con i movimenti. Adesso le immagini di essere su una spiaggia, no? E lei a piedi nudi, la sabbia scotta. Oddio, Dio, mamma. Allora comincio a accennare. Che cosa fa? E mi ha detto, la sabbia che scotta. Si entra in teatro, si esce, vada fuori ed entri. Vado fuori, esco, cerco di fare questa cosa. Cos'è quella roba lì? Che ne so, i piedi che scottano. Provi a rifarlo, riesca. Insomma, ma che schifo, dico, vabbè, grazie, arrivederci, vado per prendere il libro che avevo appoggiato. Dove va? E me ne vado. Lasci il nome. E alla fine dell'anno ho fatto il coprotagonista del saggio scolastico, è andato bene. Questo è il mio primo. Nasci sulla sabbia che scotta. Capisci? È stato un segno e la sabbia rimane scottante, rimasta sempre. Certo. Perché poi questo mestiere è meraviglioso, ma pieno di trappole, di insidie, di bruciature, di scottature, insomma. Però è anche il suo bello perché cambia, varia, sei ogni volta qualcuno di diverso, gli impegni durano relativamente poco, quindi cambi in continuazione, cioè è veramente un mestiere pazzesco. Poi il doppiaggio ne parliamo, insomma, cioè. E poi da lì, insomma, hai fatto l'attore e poi sei passato al doppiaggio, teatro, radio, un po' di tutto, ho fatto tutto in questo mestiere, vabbè. E a 24 anni ho detto, forse è il caso che io vada a Roma, perché se voglio fare questo mestiere devo andare lì, eccetera. E quindi mi hanno detto, guarda, ci vogliono un po' di soldi. Avevo fatto una tournée con cui avevo messo i soldi, 600.000 lire, ma non ricordo ancora, per venire a Roma, messi da parte, non pranzando, cioè facevo una colazione, mangiavo 4 cornetti, me ne infilavo, me ne nascondevo così, saltavo il pranzo e mangiavo la sera, perché la sera era veramente troppo dopo lo spettacolo, cioè. Per cui avevo messo da parte questi 600 euro e sono andato a fare, ho conosciuto una persona che non c'entrava niente, perché io non conoscevo nessuno a Roma, e insomma entrare in Rai, perché allora nel 1979 la fiction era solo Rai. E quindi ho fatto il mio primo provino, insomma, adesso te la taglio, se no potrei raccontartene per mezz'ora, te la taglio, ho fatto il primo provino, ma ho detto, ho visto che gli era piaciuto, ci farò una settimana, le faremo sapere. Passa una settimana, nulla. Allora mi ripresento, mi rivesto nella stessa identica maniera, con lo stesso maglioncino che mi ricordavo come mi ero vestito, eccetera. Busso, dico, pronto? Ah, dice, Mario, vieni, guarda. Dice, la verità, dice, siete rimasti in due, perché ho fatto la selezione, mi siete piaciuti in due. Dice, tu e un certo Andrea Occhipinti, che era uno strepitoso, un ragazzo di una bellezza pazzesca, che oggi fa... a questa casa della Lucky Red, è una casa di distribuzione, cioè, che comunque ha fatto un sacco di roba, eccetera. E dice, però guarda, sono indeciso, perché lui è molto carino, dico, te credo. Dice, invece tu sai, lui dice, ma sono le cose un po' così, però insomma effettivamente a mio giudizio, cioè, tu sei un po' più bravo. Dice, perché non sapevo cosa scegliere, più bravo, insomma. In quel momento entra un tizio che era il capo di Rai 1 di allora e dice, guarda, ti prego, si chiama Giovanni, aiutami tu, io non so più che fa, sono 2 settimane che scegliamo, il più giusto, il più bravo, questo mi pare sceglieva il più bravo. Complimenti, arrivederci. Ho cominciato e fatto queste 8 puntate in Domenica Inn, in chiamata urbana urgente per il numero, si chiamava così la cosa, con Valeria Valeri, Nando Gazzolo, cioè, e poi ho fatto Storia di Anna, che è stato lo sceneggiato, ha avuto un grande successo. Subito dopo, anche lì si sarebbe da raccontare, ma non ti voglio ammorbare con 10.000 aneddoti che ne avrei a bizzeffe di raccontarti. Il doppiaggio invece, faccio una cosa radiofonica e incontro la moglie di Stefano, la compagna di Stefano Sattaflores. Stefano Sattaflores è stato un grandissimo del teatro, un grandissimo anche della televisione, del cinema, e che io però non avevo conosciuto. E questa ragazza si era
diciamo professionalmente, che lavorava in Rai, si era innamorata di me, ma professionalmente, non credo, e quindi ha parlato a lui, e lui stava facendo un film che si chiamava Ten con Dudley Moore. Vabbè, insomma, vado a fare questo provino dove c'era Mario Maldesi, che è stato il più grande, uno dei più, dei tre, quattro grandi, Fidernaul, Renato Izza, insomma, eccetera, grandi del doppiaggio, eccetera. E è successa questa cosa meravigliosa, perché si parla malissimo di questo nostro ambiente, spesso e volentieri, e invece succedono miracoli come questi, che io non avevo mai visto Stefano Cottaflores. Dico, buongiorno, senta, sono un amico di Stefano. Stefano, c'è un tuo nome, si chiama? Dico, Mario Cordo. C'è Mario Cordo, va per te. Mario, come stai? Mai visto in vita mia, questo esce dalla sala dove stava incidendo, viene di là in regia insieme al direttore. Mario, questo è un attore straordinario, lo devi provare. Sta di fatto, io faccio un provino su, con questa papò di presentazione di questo signore, e quel giorno mi hanno pagato, perché quello, il provino che ho fatto, il mio primo provino, è finito sul film, certo. E mi hanno pagato, cioè. Quindi un provino lavoro, diciamo. Sì, cioè, che ti assicuro, non è proprio così, capita, che capita tranquillamente. Quindi devo dire che questo lavoro mi ha sempre cercato tanto, io sono sempre stato molto fortunato, anche troppo, anche perché poi l'ho abbandonato, poi l'ho ripreso, ma insomma ho avuto sempre qualche dubbio, tranne il doppiaggio è stata la cosa che mi ha coinvolto di più, mi ha emozionato, perché sia un lavoro pazzesco, dove tu, come dicevo, no? Noi lavoriamo a turni di 3 ore, 9, mezzogiorno, 1:30, 4:30, 4:30, 7:30, a volte anche 7:30, 10:30, i sabati, vabbè, mezzo. E tu cambi sempre. Cioè, il numero di personaggi che nei miei 52 anni di carriera ho fatto, sono migliaia di storie, di volti, di occhi, perché noi guardiamo gli occhi, no? di bocche che si muovono, di sfuti, di quello che è, di movimenti, di corpo che si muove, no? E tu cambi continuamente alle 9 del mattino, perché puoi fare in una stessa giornata magari 3 personaggi diversi, quindi alle 9 certo. del mattino sei, che ne so, uno sceriffo del Kentucky, all'1:30 sei il gatto silvestro e alle 4:30 sei un pedofilo di Berlino, non so per dire, cioè, capisci? E quindi cambi sempre, ti arricchisci di situazioni, di sceneggiature, di racconti, di storie, e quindi è veramente emozionante. Grazie Mario, intanto ci salutiamo qui, ma tanto ci rincontreremo quanto prima, certo. E poi dobbiamo andare al festival. Dobbiamo prepararci, mi devo mettere il vestito con caldo, però caldo. Venite a Siracusa, tutti. Ciao ragazzi. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm, da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola, dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it